Uno degli emendamenti nostri che è stato rigettato era quello per fare l'armeria, dove i vigili possano lasciare le armi. È in sicurezza anche portare un'arma a casa propria, è in sicurezza. Cioè, questi sono gli emendamenti che avete rigettato. La sicurezza è un aspetto che va trattato in modo anche multidisciplinare. Perché tagliamo i servizi sociali e tagliamo i progetti che fanno prevenzione sulla sicurezza, se la sicurezza ci sta a cuore? In primo luogo si è voluto sottrarre la competenza alla commissione competente, che era la 1, evidentemente per evitare il dibattito. In secondo luogo, se dopo due commissioni ci sono ancora dei dubbi, forse è perché l'argomento richiede un attimino di attenzione superiore alle due commissioni. Terzo luogo, siamo noi competenti di questa delibera. Di questa proposta di delibera, noi il Consiglio non ci deve arrivare preconfezionata dalla Giunta e non dobbiamo neanche discuterne, ed è un fastidio discuterne, approvarle e andare avanti così. Ma dove siamo arrivati? Signor Sindaco, visto che non è lei, chi è che aveva firmato questo atto, questo accordo politico? Dove, visto che lei dice che è contrario al referendum da 20 anni, se ho capito, qualcosa del genere, chi è che ha firmato? Chi è lui? Beh, scusate, ma posso fare una domanda? Chi è Luigi Brugnaro che ha firmato un accordo che prevede che deve essere ricercata con ogni mezzo l'elezione democratica del sindaco metropolitano con conseguente suddivisione amministrativa del comune e che deve essere ricercata la celebrazione del referendum per la creazione dei comuni di Venezia e Mestre e nel frattempo la definizione precisa di bilanci di entrata e in uscita, cosa del tutto condivisibile, delle aree di Venezia insulare Lido, Perlestrina, Mestre e Marghera. È un omonimo. Qui stiamo parlando di rapporto tra la norma costituzionale dell'articolo 133,2 e l'articolo 1,2 della legge Delrio, che disciplinano entrambe fattispecie di istituzione di nuovi comuni o modifica delle circoscrizioni comunali. Non credo che siano contrapposte come noi vorremmo far passare con questa delibera per autorevoli professori di diritto costituzionale, avvocati del foro e costituzionalisti. Non è in contrapposizione, sì, del foro di Venezia. Sì. Ammettiamo, ragioniamo per assurdo, se fosse in contrapposizione, in contrasto la norma, comunque ci sono dei principi che regolano il diritto. Il primo è il principio della gerarchia tra le fonti, che vede l'articolo 133,2 in quanto articolo costituzionale prevalente sulla normativa Delrio. E avete poco da dire che anche la normativa Delrio deriva dalla Costituzione, ex articolo 114 o 117, che stabiliscono l'esistenza degli enti locali, le loro prerogative, i loro organi. Perché il 133 detta una disciplina diretta di come si istituiscono nuovi comuni e circoscrizioni comunali. Ora, è vero che la Corte Costituzionale ha riconosciuto la compresenza di entrambe le normative, ma la norma Delrio disciplina una fattispecie specifica. Specifica lo scorporo del comune, la suddivisione del comune è funzionale all'elezione diretta del sindaco. La Delrio non dice da nessuna parte che è competenza in toto della città metropolitana suddividere un comune, cosa che noi abbiamo scritto nella nostra proposta di delibera, dove diciamo che la Delrio disciplina in modo esaustivo ed organico la suddivisione territoriale del comune. Cioè stiamo andando a votare una cosa che non so come sarà un altro sosia, un altro omonimo, non lo so. Cioè, quanti sono questi? La invito a Perché concludere, si grazie. concluda perché è finito il tempo, però mi pare che qua ci sia un disconoscimento della realtà e anche del valore proprio della lingua italiana. Grazie. Grazie. Consigliera Sabba.